Pace e bene a tutti, buongiorno. Oggi, 7 agosto, noi ricordiamo San Gaetano da Thiene. Ascoltiamo. Gaetano nacque a Vicenza dalla nobile famiglia dei Thiene nel 1480. Laureatosi a Padova in materie giuridiche a soli 24 anni, si dedicò allo stato ecclesiastico senza però farsi ordinare sacerdote perché non si sentiva degno, fondando nel contempo, nella tenuta di famiglia a Rampazzo, una chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena. Trasferitosi a Roma nel 1506, divenne subito segretario particolare di Papa Giulio II. Qui prese ad assistere gli ammalati dell'ospedale di San Giacomo. Si iscrisse all'Oratorio del Divino Amore, associazione che si riprometteva di riformare la Chiesa partendo dalla base. Nel settembre 1516, a 36 anni, accettò di essere ordinato sacerdote. In una lettera, scritta a Suor Laura Mignani, a cui era legato da filiale devozione, Gaetano confidò che durante la celebrazione della messa gli apparve la Madonna, che gli depose tra le braccia il bambino Gesù. Per questo egli è raffigurato nell'arte e nelle immagini devozionali con Gesù bambino tra le braccia. Ritornato nel Veneto, nel 1520 fondò alla Giudecca, in Venezia, l'ospedale degli incurabili. Chiese ed ottenne dal Papa Clemente VII l'autorizzazione a fondare la Congregazione dei Chierici Regolari, detti poi Teatini, con il compito specifico della vita in comune e al servizio di Dio verso gli altri fratelli. Nel 1533, per volere del Papa Clemente VII, si trasferì nel Vicereame di Napoli, stabilendosi all'ospedale degli incurabili. Fondò ospizi per anziani, potenziò l'ospedale degli incurabili, fondò i Monti di Pietà, da cui nel 1539 sorse il Banco di Napoli, il più grande istituto bancario del Mezzogiorno. Suscitò nel popolo la frequenza assidua dei sacramenti, stette loro vicino durante le carestie e le ricorrenti epidemie, come il colera. Gaetano fece di tutto per evitare il massacro dovuto alla repressione spagnola e quando si accorse che la sua voce non era ascoltata, offrì a Dio la sua vita in cambio della pace. Morì a Napoli il 7 agosto 1547 a 66 anni. San Gaetano è ricordato anche come patrono della provvidenza, proprio perché la sua opera era fondata su questa grandissima fiducia nella provvidenza di Dio. Cos'è la provvidenza? Semplicemente il fatto che Dio accompagna l'umanità nella storia, non se ne sta lì nel regno dei cieli, come pensiamo noi, in questo regno dei cieli separato dal nostro mondo, ma Dio è con noi, cammina con noi. E allora viene ovviamente da pensare, vabbè, ci sono le guerre, ci sono i cambiamenti climatici, ci sono tutte queste cose che ci preoccupano, la pandemia, le malattie, e Dio qui che cosa sta facendo? Ecco, quando noi facciamo questa considerazione, in realtà non sbagliamo perché ovviamente vorremmo una protezione maggiore, però quello che non sappiamo effettivamente, che forse un giorno sapremo, è in realtà quanto Dio in realtà sta facendo già in queste cose per impedire che l'umanità sia distrutta. Ma noi veramente pensiamo che se fossimo rimasti solo noi uomini, senza nessuna ispirazione divina sulla Terra, non ci sarebbe già stata una terribile guerra nucleare? Veramente pensiamo che non saremmo già stati annientati da qualche altro pericolo, qualche altro cataclisma? No, il Signore ci protegge. Il Signore continua a stare al nostro fianco, ma vuole che anche noi facciamo la nostra parte. Questa è la provvidenza divina, un aiuto silenzioso, discreto e fondamentale, senza il quale saremmo persi. E c'è una preghiera bellissima proprio a San Gaetano che io vorrei recitare oggi con voi. O Dio, Padre misericordioso, che al sacerdote San Gaetano hai ispirato il proposito di vivere secondo il modello della comunità apostolica, per il suo esempio e la sua intercessione, concedi anche a noi di confidare pienamente nella tua provvidenza e di cercare sempre il tuo regno. San Gaetano, prega per noi.